Ad ogni modo si può fare, quindi anche le altre poi lo possono fare. Abbiamo fatto la prova prima, quindi lo faranno loro quando non ci sei. Molto bene. Andre, la persona più importante per l'inizio di questo argomento c'è, perché sei tu. Quindi posso anche cominciare. Andre, Andrea. Ora chi lo sa, se perché. Ciao Ah, ci Vale. sei! Ah, ci sei! No, Sì, ma perché la c'ho Ginestri ha 5 minuti detto. che non ti posso parlare perché sto in macchina e sto un po' incasinato. 5 minuti mi devi dare, però Ah, ok, ascolto. no, 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 va bene, va bene. No, perché la Ginestri mi ha fatto preoccupare, ha detto c'è ma dorme. Tranquilla, sto qua. Ascolto attentamente. Dicevo che siccome la persona importante per l'inizio di questo argomento c'è, anche se siamo in pochi, possiamo cominciare. Certo, yes. Vai. Allora io parto e tu rimani in ascolto e poi se c'è bisogno. E aprirai il microfono e chiederai. Ah, no, 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 preferisco più così. Ah, così è perfetto. Grande la mia sorellina. Bene, sono libera con le mani. Allora, partiamo. Poi chiederemo ad Andrea di specificare a tutti, ricordare a tutti per quale motivo ha richiesto una valutazione della dicitura corpo morale. E per quale motivo io a quel punto ho preferito dedicare uno spazio soltanto a questa esamina e accostare alla definizione di corpo morale anche quella al corpo diplomatico. Allora, partiamo dalla base, come sempre, e quindi partiamo dal termine corpo. Vi ricordate quando ieri sera, nell'occasione di quel tempo che ci dobbiamo dedicare, che ci stiamo dedicando, abbiamo parlato di spazio? Ecco, corpo, ogni porzione di materia che occupi uno spazio. Credo che sia già una spiegazione chiara, grammaticalmente perfetta, ma soprattutto emozionalmente perfetta, però comunque mi addentro nella specifica del termine, quindi nella possibilità dell'etimologia della parola. Oggetto, cosa? Oggetto che è in relazione con l'esecuzione di un reato, corpo del reato. La parte principale, il nucleo più. Che me li date gli occhiali? Perché sto facendo fatica. No, non li ho portati. Devo utilizzare gli occhiali di qualcun altro. Grazie. Perdonatemi, non mi ero preparata perché pensavo di farcela essendo ancora luce solare e invece non ce la faccio. Sto diventando vecchia. Vecchia, vecchia, sto diventando vecchia. E il furbo del paese dirà, e meno male che lo fai di lavoro. Ma voi lo sapete che c'è il detto che il calzolaio è quello con le scarpe rotte? Sì, è uguale. Stessa condizione. Io dovrei fare gli esercizi, li faccio fare agli altri. Ah, allora riparto da zero perché è più soddisfacente ora. Corpo. Ogni porzione di materia che occupi uno spazio. Oggetto, cosa? Che è in relazione
con l'esecuzione di un reato. Oggetto, corpo del reato. La parte principale, il nucleo più compatto e consistente di qualcosa. Ogni sostanza chimicamente definita avente caratteristiche peculiari e distintive. Corpi organici, inorganici. Il complesso organizzato di materia che costituisce l'uomo e gli animali. Un corpo atletico, darsi a qualcosa, corpo e anima, a corpo morto, cadavere, salma. Insieme di persone che costituisce un organismo a sé, corpo di ballo, corpo insegnante, corpo mistico, la Chiesa, specialità militare, corpo degli alpini, spirito di corpo, sentimento di attaccamento dei soldati alla propria arma. Unità militare, corpo d'armata, grande unità costituita da due o più divisioni. Corpo di guardia, raccolta completa e organica di più opere. Il corpo degli scrittori latini. Ed infine, misura della grandezza di un carattere che si esprime in punti. Personalmente, l'apertura e la chiusura di questa etimologia della parola a me ha catturato tantissimo, più di tutto il resto. Perché mentre tutto il resto delle possibilità è un po' una consuetudine, è un po' una conoscenza, è un po' un essere già nella possibilità di confronto con quelle realtà, la prima e l'ultima parte dell'etimologia, e secondo me non è un caso nemmeno che siano l'apertura e la chiusura dell'etimologia di questo termine, sono invece quelle che entrano, interiorizzano ancora di più questo termine. Quindi rileggo soltanto l'inizio e la chiusura. Attenzione ai microfoni aperti. Mauro, stai attento che hai aperto il microfono. Poi se avete bisogno lo aprite. Corpo. Ogni porzione di materia che occupi uno spazio. Corpo, misura della grandezza di un carattere che si esprime in punti. Prima di andare avanti con l'etimologia della parola morale, c'è qualche espressione, qualche pensiero, qualche valutazione che qualcuno vuol fare? Eccomi. Faccio un po' di difficoltà perché penso che, non so se pure gli altri, cioè il volume è bassissimo, sento malissimo, con tutte le cuffiette. Vabbè. Allora, diciamo che nell'espressione corpo come entità di materia, già qui vedo una difficoltà perché essendo morale, che invece è una cosa diciamo poco palpabile, no? A livello fisico, quindi io già vado un po' in difficoltà. Basta, finito. Allora provo invece a dissipare quella difficoltà e quella incompatibilità col termine successivo. Ogni porzione di materia. Il corpo, che
quindi è anche materia, può essere però considerato solo in una sua porzione, in una sua parte, parte materia. L'altra porzione, l'altra parte del corpo può poi intendere, può poi considerare, può poi interpretare che occupi uno spazio, qualunque condizione definibile. Lo spazio può essere definito? Lo spazio si tocca? Lo spazio ha una materia, una componente di materia? Eccola qua. Già l'aggregazione stessa tra la porzione di materia e l'occupazione dello spazio mette insieme il concetto di quella impossibilità tra qualcosa di toccabile, qualcosa di comprensibile e qualcosa di indefinibile, qualcosa di non discutibile. Perché? Perché lo spazio è in virtù a quello che tu consideri tale. Ho spiegato un po' meglio? Ho cercato di avvicinarmi a quella difficoltà? Sì, sì, sai oltre. Comunque ieri ho cercato in un mercatino, ho cercato un vecchio vocabolario prima degli anni 35, questo è dal mio studio, che deve essere una cosa positiva, e non ce ne sta nessuno, quindi o tutti mi seguono se lo so comprato, oppure hanno distrutti. È quello che faccio anch'io quando mi capita di vedere mercatini antichi, quindi di cose antiche. Corro subito a vedere se ci sono libri di una volta e vocabolari. Purtroppo mi è stato detto che siccome non li richiede nessuno, siccome non sono gettonati, siccome non interessano a nessuno, purtroppo li stanno buttando via. Io ho dato il mio ricambio telefonico a diverse persone che fanno questi mercatini e ho chiesto loro, conoscendosi tra chi fa i mercatini, di sapere se ci sono libri vecchi, libri antichi, vocabolari, testi storici. Quindi il mio consiglio è chiedete la cortesia a chi fa questi mercatini di occuparsi della ricerca. Se non ci sono ulteriori domande, dubbi, richieste, interventi, vado avanti e andiamo al termine morale. Ok. Tacito assenso, vado avanti. Morale. Scusa, il corpus domini. Cioè, sarebbe il corpo di Cristo, no? Qua si intende con l'accezione del corpo, però c'è anche un gruppo, corpus domini, no? Sbaglio io? L'Eucaristia. Allora, che tipo di gruppo? Nel senso, rispetto ai miei studi, alla mia conoscenza, il corpus domini è una accezione, una terminologia che viene utilizzata tra il latino e la definizione ecclesiastica del corpo di Dio.
quindi non lo aprirei ad un concetto generale se non esplicito per quella condizione. Quindi non lo so, il gruppo, che cosa intendi, Ricca? No, no, se, mi pare di aver sentito anche ci sono dei gruppi intitolati Corpus Domini, però forse l'ho sentito così, ma comunque sì, so che è inerente al campo ecclesiastico, il corpo di Ma Dio. che ho letto io? No, che ho No, letto no, io? no, 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 Ah, no, sai era che... solo per collocare, cioè visto che stai approfondendo la terminologia, era solo per capire se avrà altre interpretazioni. Il Corpus Domini, scusa Vale, se posso, come dicevo prima, sarebbe simbolicamente, sarebbe l'Eucaristia, l'ostia sarebbe il corpo di Cristo che noi assumiamo e quindi, vabbè, tante altre cose. Stavo vedendo ora che si festeggia il Corpus Domini anche come festività il 2 giugno. Guarda un po', il 2 giugno. Sì, Fabio, io ho frequentato le strutture religiose cattoliche, quindi so qual è la definizione. È solo che avevo sentito parlare anche in altri ambiti, però è una mia... Sì. Tutto quello che in quegli aspetti stanno parlando. Posso lanciare un sasso nell'ortagno? Allora, chiedo però a chi non parla per favore di chiudere i microfoni. Stefano, chiudi il Io microfono per volevo. cortesia. Ah, Grazie. volevi parlare? Volevi parlare, Stefano? Assolutamente sì. Ok, allora Alex, aspetta un attimo. Parla prima Stefano che aveva aperto il microfono e poi quando lui lo chiude lo Grazie. apri tu. Grazie a tutti per lo spazio. A tutti voi che state parlando di religione, di patriarcato, io vivo secondo Stefano, la legge del Stefano, Madiat. aspetta perché non è assolutamente venuta fuori questa terminologia. Non No, si è parlato di perdone, ho patriarcato, capito eh? male io. Io sono cresciuto con mia nonna che ci raccontava del matriarcato, delle donne che governavano le case, chiamasi così sacerdotesse, che trasformavano come la dea madre la terra. Quindi io, no, ti dico questo perché io non sono religioso di nessuna cosa, perché a me non occorre essere religioso per comportarmi bene verso il prossimo. Ma le storie delle nostre nonne che gli raccontavano le loro mamme, permetteva a tutti di stare nello stesso ruolo, cioè uomini in campagna, al mare, a lavorare il bestiame e quant'altro, e le donne a governare casa. Che era un lavoro governare casa, non come oggi che le donne sono caricate di lavoro, governare casa, governare i figli, governare tutto. Il 68 non ha dato libertà alle donne, ha dato un carico di peso esagerato, li hanno passate come uomini. E quindi vedo le cose in una chiave di lettura diversa da quello che sento e volevo dire una cosa della mia, insomma, un mio parere, tutto qua. Grazie. Grazie a te Stefano. Vai Alex. Io volevo lanciare un sasso che può interessare, ma la religione serve a qualcosa? Se non ci fosse religione, saremmo tutti morti? Questo. Allora, io ti ringrazio, vi chiedo di mantenere questa riflessione che Alex ha lanciato e magari ci potremmo ritornare su questo argomento e su questa riflessione, su questo pensiero, su questa possibilità di discussione. Ritorniamo un attimo a quella che è la definizione che era stata richiesta di esaminare insieme. E quindi, non ci allontaniamo da quello che è il corpo morale e corpo diplomatico. Quindi torno sulla lettura di
Morale. Morale che riguarda l'agire e il comportamento umano, considerato in rapporto all'idea che si ha del bene e del male, che è conforme ai principi del giusto e dell'onesto, riferito a persona che agisce secondo una legge morale, che concerne lo spirito umano e non la natura o la materia. Chissà perché mi sono inceppata qua, la rileggo. Che concerne lo spirito umano e non la natura o la materia. Che riguarda o si fonda sul sentimento e sull'affettività. Morale. Andrea, cosa ti viene da dire? Mi devi perdonare, ma oggi sto ascoltando, ma siccome sto guidando, c'ho un po' di difficoltà a sviluppare i pensieri, devo dire. Purtroppo, ma non ci posso fare niente che torno a prendere i ragazzi a scuola, quindi sto un po' in difficoltà, mi dispiace proprio perché non ci posso fare niente, cioè non mi posso fermare, ecco, questa. Mi dispiace solo perché non te la puoi godere ancora di più, in questo momento, e non è un caso che mi sono inceppata proprio su quella possibilità di spiegazione del termine. Perché il primo pensiero che dovrebbe arrivare è: ma te guarda, sembra quasi che vada in contrapposizione del corpo, e leggo per capire che cosa sto intendendo. Cioè, del corpo intendi la materia? Bravissimo. Okay. Lo rileggo. Aspettate. Ogni porzione di materia che occupi uno spazio, che concerne lo spirito umano e non la natura o la materia. Ho unito il punto cruciale del termine corpo e del termine morale. Ora ascoltatelo così. Ogni porzione di materia che occupi uno spazio, che riguarda l'agire e il comportamento umano, considerato in rapporto all'idea che si ha del bene e del male. A che cosa vi fa pensare? Che cosa vi smuove questo? Se devo dare la definizione di che cos'è allora il corpo morale, che cosa si sta intendendo per corpo morale? Unione di materia e spirito. Scusa, ripeti che non ho sentito bene. La mia domanda o i termini? Che aveva detto Fabio, la risposta di Fabio. Ah, ok. Unione di materia e spirito, quindi la non dualità, sostanzialmente. Spesso facciamo, no, questi dualismi, dicotomie, questo di qua, questo di là, mentre corpo morale unisce la presunta opposizione dei due opposti, insomma. Nessuno più sente di dire la propria?
Ok, rispetto il vostro silenzio. Quello che mi sento di aggiungere io a quello che ho condiviso di dichiarazione di Fabio è che è perfettamente perfetto così. Il perfetto equilibrio, ancora una volta, legittimo secondo la legge, alla convivenza di due condizioni che possono sembrare impossibili da stare insieme. Il concetto non definibile dell'uno e dell'altro, la non definizione del corpo come la non definizione della morale, ma nello stesso qual tempo la possibilità di definizione del corpo come la possibilità di definizione della morale. Quel qualcosa che la morale rende materiale nel momento in cui si tratta di un corpo materia. E quindi il corpo morale, e sarà interessante associare quello che stiamo valutando nella lettura specifica di dove Andrea ha ritrovato nel Regio Decreto questo termine. Con questa consapevolezza e questa conoscenza lo andremo a ricollocare. Però è questo che dobbiamo in questo momento mantenere. La conferma ancora una volta che si può convivere anche se nell'impossibilità. Il corpo morale io lo posso vestire su una condizione che nello specifico devo giuridicamente creare. Ripeto, il corpo morale io lo posso utilizzare come termine, come vestito di una condizione che devo giuridicamente provare. In virtù di quello che abbiamo esaminato, letto e valutato, chiedo prima a voi che cosa mi viene da pensare. In quali occasioni potrei utilizzare giuridicamente il vestito di corpo morale? Allora, io da quello che ho capito, perché ho provato a capire qualcosa, ma ci sono riuscito. Comunque, diciamo, questo vestito di corpo morale sembrerebbe che eleva un'entità, in questo caso giuridica, a un'altezza, diciamo, superiore alle altre, e la renderla quasi intoccabile. Ecco, questo mi sembrava di aver percepito nelle letture, perché se il re dice elevo l'istituto case popolari e corpo morale, immagino che sia per dargli una protezione, una fortificazione superiore, immagino io, insomma. No, ti è piaciuta questa faccia? No, non mi sono espressa, vorrei che si esprimessero tutti gli altri e poi dopo vi dico anche il mio parere e i miei esempi. Se posso, Vale, io ho collegato la morale come discendente dello spirito, no? Dell'immateriale, perché la morale sostanzialmente discende dalla coscienza, tant'è che altri popoli non chiamavano Dio, ma lo chiamavano proprio la coscienza. Quindi si è morali solo se si è coscienti. Tant'è che la macchina non potrà mai essere morale, ma potrà solo avere algoritmi, quindi programmi già scritti, perché non è cosciente e non lo sarà mai. Quindi la morale come derivazione della coscienza. Mi viene da pensare quindi che il corpo morale è chi è dotato di coscienza e quindi capace di intendere e di volere sostanzialmente. Sì. Cioè, chi è autonomo sostanzialmente? Questo mi viene da pensare, come corpo morale, cioè una sorta di autonomia.
capace di intendere il potere. Intendere, quindi intendere vuol dire proprio l'intesa, la coscienza. Io mi accodo alla definizione e anche, diciamo, cercando di intendere la parola proprio morale, che sarebbe tipo nel linguaggio fenicio mo ma ra re è uguale, che significa tipo il padre, il re decide, perciò avere padronanza nel momento stesso, nel qui e ora, qui e adesso, cioè manifestare la propria volontà, sia con lo spirito che col corpo. Quindi sia nella volontà, che la volontà è, diciamo, non si tocca, a meno che tu non faccia qualcosa di fisico che permette, come se fossero parole magiche, praticamente. Penso che sia così. Scusate il piattone, ma sto passeggiando. Tiziana, mi sembra anche tu avessi aperto il microfono, vero? Sì, per me, secondo me, è il modo in cui vivi, che lo vivi quotidianamente, questo aspetto, in ogni azione, in ogni momento della vita. Ciao. Va. Grazie. Non c'è nessun altro? Ciao Valentina, ciao a tutti. A me fa pensare la parola morale mi riporta a quella caratteristica che appartiene alla persona libera, autodeterminata, non nel senso, insomma, delle correnti che circolano, ma proprio come posizione mentale, etica, morale, per cui lo abbino alla condizione giuridica dell'essere libero, insomma, libero da restrizioni, adattamenti vari. Non so. Grazie. Io penso che sia un nesso tra quello che il nostro istinto ci porterebbe ad agire e invece una condizione di spiritualità, di giustizia, di morale, appunto, che ci induce a comportarci diversamente, cioè eticamente, non seguendo dei canoni, dei dogmi preconfezionati, diciamo così, o secondo quello che qualcuno vorrebbe imporci, ma secondo una logica etica, di giustizia. Penso anche, in questo contesto, all'azione che fanno determinate, magari le forze dell'ordine, chi è magari preposto a qualcosa di superiore e che agisce nella legge, mi viene da pensare questo. Dillo, non è che perché siete qui non potete parlare, eh? Potete intervenire. Intanto, per me la morale... Brava Marisa, vai. Intanto io vi ringrazio ancora una volta che state intervenendo e che ci siete, quindi grazie. Poi stavo confermando a chi di loro è qui che può intervenire. Cioè Marisa e poi dopo apri il microfono. Niente, mi viene da pensare quello che hai dentro di spirituale e nella tua concezione, un po' come diceva Giovanni, mi pare, della coscienza. È un termine che senti dentro nel tuo modo di essere spiritualmente. È un po' indefinibile come concetto quello che sento in questo caso. E quindi riesco ad esprimerlo un po' così.
quel sentimento, quella spiritualità, quella cosa che ti fa partire e ti fa agire in un determinato modo. Questo. Grazie. Grazie. Voglio chiudere. Allora, faccio chiudere. Che non si Marisa, chiude. Chi è che ha fatica a chiudere? Ah, l'ha chiuso. Ok, ok. Mauro, tu volevi intervenire? Mi volevo, se possibile. E altro che dovete. Guarda, ti dà la precedenza anche la Ginestri. Che onore. No, volevo dire che a me questa cosa del corpo morale mi suona come una cosa antica, mi suona da un lato come una cosa antica, come una cosa che fa parte del passato e che ormai è scomparsa dalla realtà contemporanea, e dall'altro mi sembra una cosa rivoluzionaria, cioè mi sembra che oggi chi riesce a realizzare la coincidenza dell'esistenza materiale con l'esistenza spirituale, quindi avere un'autonomia di giudizio, un'autonomia di scelta, un'autonomia di pensiero, oggi mi sembra che sia un grandissimo rivoluzionario, perché nella società di oggi praticamente una persona così viene messa in prigione. Per usare i termini della Costituzione dei diritti umani, potremmo concludere dicendo che, se è quello, che chi è capace di personalità giuridica e capacità giuridica. Però non so se è quello. Allora, chiudiamo con la Ginestri e poi con l'intervento della Ginestri, se nessun altro vuole intervenire. Io volevo... Ginestri, sei una parte di tutti. Riccardo, aspetta che sennò la Ginestri poi... Giusto. Già sto cercando di non parlare, capito? Poi se... Chiudete, no, già stavo cercando di te. Chiudete tutti quanti un attimo il microfono, per favore, altrimenti c'è il ritorno. No, stavo già cercando di girare la palla a Valentina, ma con alla Fusco. Perché con corpo, nemmeno io, con corpo morale mi era venuta in mente quella che oggi spesso, ma non troppo spesso, sentiamo come integrità morale, però non mi sapevo, non ho ancora approfondito, non so spiegarmi se corpo morale sia come la Costituzione e la legislazione successiva veda l'integrità morale. Questo vorrei chiedere alla Valentina. Siamo entrati i problemi. Rica, avevi aperto il microfono, vai prima tu. No, volevo leggere una cosa che ho qui sotto mano, in cui viene detto che i corpi morali non sono un'arbitraria istituzione dei governi, sono istituzioni germinanti dalla natura sociale dell'uomo, operante sotto influenze più o meno immediate della natura. Cioè, questa è penso che sia una interpretazione, no? Riccardo, potresti ripetere nel Regio Decreto, nel contesto in cui viene nominato questo termine? No, allora aspettate, allora il contesto nel quale si è ritrovato il termine deve essere Andrea a ripetercelo, e invece Riccardo, se ci dici in merito a cosa hai trovato questa definizione, quindi in quale testo o dove stai leggendo questo? Infatti sto leggendo su una pagina, esattamente paginecattoliche.it, giusto per
Vabbè, no, ho digitato corpi morali, ho visto insomma che c'è questa spiegazione, questa interpretazione, in cui ho visto una fonte obiettiva proprio. Com'è? Fonte obiettiva proprio, proprio disinteressata. Sì, ma io non sto qui a farla morale, cioè io sono qui per sviscerare altre interpretazioni e quant'altro, e soprattutto per capire l'etimologia, no? E in che contesto viene applicato. Ovviamente sì, non ho seguito attentamente dove Andrea aveva trovato, però è curiosa, secondo me è curiosa questa cosa qui, no? Come anche il fatto che dicono c'è un titolo in cui parla del collegamento del corpo morale alla teorema della libertà economica. Ma faccio un breve riassunto di dove l'ho trovato? Non posso sì, leggerlo sì. Perché come dicevo sto in macchina, quindi non c'ho difficoltà, però mi ricordo abbastanza bene. Allora, era relativo all'istituzione dell'Istituto Case Popolari di Roma, che venne istituito con delibera del Comune nel 1903, in base alla legge Ruttazzi, la 254, sempre nel 1903. Però l'accelerazione sta nel fatto che con Regio Decreto, Vittorio Emanuele III, mi sembra, non mi ricordo mai, in addendum a questo Regio Decreto, quindi non è nel corpo stesso del, non voglio scherzare, non è nel corpo stesso del Regio Decreto, ma è una, diciamo, un'aggiunta, come un allegato, cioè un articoletto di una riga veramente in cui Vittorio Emanuele dice che lui elevo l'Istituto Case Popolari a corpo morale, punto. Quindi non è che ci spiega, cioè il discorso è che forse la legge Ruttazzi prevedeva una serie di cose, cioè quindi la costruzione edilizia residenziale pubblica a favore delle classi, diciamo, delle meno obietti, e quindi io credevo in questa moralità, cioè aiutiamo scusate sono becero, la moralità, nel senso, io visto che tu sei un fai delle cose buone per la gente, io ti do una struttura, ti permetto una struttura che si può autogestire, che comunque non è facilmente inficiabile dagli enti, diciamo, territoriali, ecco, questo pensavo là. Ma non sei lontano, Volevo fare una domanda, ma corpo morale inteso anche come ente morale? Domando. Una domanda. Scusa se posso, mi sentite? Collocare giustizia alla materia, questo è un pensiero sintetico che mi è venuto. No, grazie. Giustizia sociale in questo mi ero persa all'inizio, quindi adesso ho ascoltato da dove è partita questo argomento. Allora, se non ci sono altri interventi, provo a rispondere alle vostre domande, ma soprattutto a dirvi un ulteriore insieme di concetto. Devo fare una premessa. Siete stati tutti fantastici, perché chi in maniera più precisa, chi in maniera più lata, chi ci ha provato e si è avvicinato perché solo ha sentito quella condizione, siete stati tutti corretti. Perché? Perché in realtà il corpo morale, come avevo anticipato, è un vestito. È un vestito
che può indossare chiunque e soprattutto si può indossare a qualunque condizione. Ecco perché vi avevo chiesto quali esempi vi potevano venire in mente. L'unione tra la materia e la non tangibilità, l'unione tra la porzione di materia e la condizione di sentimento, perché la morale è quella condizione che ognuno sente. Nel giudizio di chi c'è la morale giusta? Nel giudizio di chi c'è il giusto o la cosa sbagliata? Nel giudizio di chi una cosa è antimorale o morale? Di nessuno, perché è assolutamente soggettivo. La morale è qualcosa che appartiene ad ognuno, all'uno, a colui che la rivede come tale. E quindi questo vestito può essere utilizzato per la qualunque condizione. Non a caso Vittorio Emanuele lo veste su un edificio, su un immobile, su una materialità effettiva, tangibile, le case popolari. Sì, hai avuto ragione Andrea, le ha riviste come una condizione, le ha riviste come una condizione da proteggere. Sì, le ha vestite nella protezione di quella condizione, perché ciò che era l'intento di quella tangibilità andava oltre la materialità. Cosa Fabio? Un istituto di beneficenza e quindi morale, sostanzialmente. Comunque mi è venuto, quando avevo il microfono spento mentre parlavi, mi è venuto di pensare di stare ad un corso di catechismo online. Grande! Era così, a battute, dai, dai. Allora, aggrego anche Etica, visto che Nicoletta ha chiesto se potesse essere trasformato questo termine e la sua sostanza in quella che è la legislazione successiva come etica morale. Partiamo dal termine etico. Dell'etica relativo ai costumi e al comportamento morale, relativo al giudizio morale secondo i principi dell'etica, dal latino ethicus, derivazione di ethos, costume. C'è una seconda possibilità dell'etimologia etico. Fisico, proprio della tisi, febbre etica. Chi è affetto da tisi? Dal greco, echikos, continuo, abituale, detto della febbre. Leggo eticità. Vi era mancata la congrega della marmitta da un po', ecco. Ha voluto ricordarvi che esistono. Eticità,
carattere etico nella filosofia hegeliana, la moralità sociale, in quanto si realizza in istituti come la famiglia e lo Stato. Sì, assolutamente, è stata trasformata nella condizione successiva, nella trasformazione legislativa, quella moralità associata alla generalizzazione del termine a quel corpo che univa ciò che non è tangibile, è stato trasformato a qualcosa di rivedibile. Ecco perché etico, ecco perché etica morale, perché si potesse vestire l'etica morale a quel punto solo a date condizioni. E quindi la famiglia, lo Stato. Chiaro a tutti? Amen. Se non ci sono interventi rispetto a questo, e nella paura che possa questa diretta cadere o comunque non mantenersi, io chiuderei questa e ci dedichiamo un altro po' di tempo per andare ad analizzare a questo punto il corpo diplomatico. Okay? Aggiungo solo una cosa allora, rapidissima. Che leggendo poi tutto quello che è scritto sullo statuto e sulle delibere, poi comunali alite casca tutto per terra, perché ti rendi conto che comunque chi ha deciso lo statuto, il regolamento delle case popolari, poi ha pensato a tutt'altro, insomma, perché sono tutti investitori e tutta gente nobile che stava nel Consiglio Comunale di Roma. Andrea, è la stessa condizione che ci siamo ritrovati a discutere stamattina sui sindacati. Sì, sì, no, l'errore, l'errore è sempre di quel cittadino che non si è opposto all'anomalia della condizione. Sì. Ci rivediamo tra pochissimo. Chiudo e poi riapro. Grazie.